una casa di accoglienza per i clochard in piazza San Domenico a Palazzo Fossombroni. Le temperature iniziano a diventare sempre più rigide, soprattutto nelle ore notturne, e questa è la soluzione proposta dall'assessore alle politiche sociali del Comune di Arezzo, Lucia Tanti. Ci stiamo attrezzando per cambiare il metodo e avere un luogo di accoglienza notturna, sempre in collaborazione con il volontariato della città di Arezzo, ma questa volta in una struttura comunale che possa essere da ora in avanti sempre quello, sempre dell'amministrazione, e che possa essere il luogo dove in inverno le persone che non hanno trovato fissa dimora possono andare. Sono luoghi già assolutamente nelle condizioni di ospitare persone, e tuttavia abbiamo dovuto fare degli aggiustamenti che stiamo facendo, abbiamo mandato il progetto in regione. Questa struttura è nelle condizioni di poter ospitare fino a 20 persone, che sono esattamente la media che era censita anche lo scorso anno, quindi ci muoviamo sui numeri che abbiamo. Noi vogliamo dare risposta a chi c'è, non vogliamo fare della città di Arezzo un luogo dove si viene da fuori a dormire, questo non c'è dubbio. Peraltro c'è anche un altro aspetto: come l'anno scorso, il rapporto di controllo che verrà fatto sarà rigidissimo, cioè chi accede a quella struttura sarà segnalato alla questura, perché una cosa è dare un luogo di accoglienza, altra cosa è dare un nascondiglio, e soprattutto censito vuol dire anche censito dai servizi sociali, cioè si aiuta, però siccome è un disagio che crea disagio anche alla città, perché questo è indubbio che è così, bisogna pure mettersi nell'ordine di idee che si fa un percorso per migliorare la propria condizione di vita.